Ehi là, salve a tutti, sono Devo96 e benvenuti in questo nuovo episodio di Prime Impressioni e Recensioni, quest'oggi su Banners of Ruin. Che cos'è sto Banners of Ruin, Devo96? Non lo so. Dovrebbe essere un gioco in stile Dungeons and Dragons, come abbiamo già provato un altro in passato, se non erro, E non l'ho mai avviato, ho guardato giusto un attimo le impostazioni, ho toccato le cose che danno fastidio, le ho spente. E niente, purtroppo non c'è la lingua italiana, c'è tutto tranne che l'italiano, come al solito. Sono un po' così con gli italiani. Sì. Vabbè, il tutorial sicuramente. Questo è certo. A me dispiace quando faccio questi giochi in Italia, che non hanno la lingua italiana, perché tanti di voi purtroppo non capiranno una cippa in croce, ciao Mattia. E per cui io tento come al solito di tradurvi in pizzicoletto al volo. Però, vediamo. Backfoot, ti hanno fatto danno, e c'è la casa dell'Endor. Landon cerca vendetta. Tu e le tue guardie, i tuoi fedeli alla causa, siete stati incaricati di portare alla grande città di Don Spoins sulle ginocchia. Alle ginocchia, cioè nel senso che la devi distruggere, insomma, detto proprio sia alla romana. Però la situazione è un po' sfavorevole. L'italiano è la lingua più bella del mondo. Questo lascio. Questa hotbar ci mostra le carte nel nostro deck, i membri nel party e i fiorini. Ah, quindi è ambientato in Italia e non mi metti l'italiano. O i florini. Prova a cliccare l'icona del deck. Ah, queste sono le nostre carte. Ah, quindi un gioco di carte stile Dungeons & Dragons. Questo è il tuo deck. Cliccando l'icona del party ti fa vedere il nostro, cioè abbiamo una marmotta un pochino così, equipaggiata in accetta, che è la sua carta d'attacco primaria. Non è che non concordo, è che è un po' così. Le armi a due mani, grandi asce, grandi spade, prendono entrambi le slot, va bene. Capito, capitano? Le linee della strada, che saranno queste. O queste. Ci sono le strade. Queste qua sono le... Ok. Carta della campagna. Sembra che alcune guardie siano sulla tua strada. La carta della sinistra avrà un counter. Ha un counter. Dopo aver selezionato questa carta, scenderà il suo tick. Quando raggiungerà lo 0 sarà rimossa dalla strada. Heal up. Il tuo personaggio è ferito, devi usare un rimedio erbaceo. Perfetto. Quello è il party. Entra in combattimento. Sì. Allora, se devi fare così, bloccato, e andiamo a combattergli allora, proprio così, in muso, proprio sotto i denti. Ah, queste sono le mie. È diventato Erston. La vitalità, va bene, le statistiche di difesa... Stamina e volere. Cioè. Will. Vabbè, sì, insomma. Ok. I nemici hanno le stesse identiche e hanno l'intento. E qual è il loro intento? Attaccare. Perfetto. E fin là. Questi nemici intendono attaccarti facendoti 8 di danno ognuno. Ah, porca zozza. So tosti. Outline in red, ok. Ah, ok. Praticamente, se abbiamo più di un membro nel party, a quanto pare se ne possono avere 3 più 2 dietro, 3 dietro. 3 dietro, se come qui. E te fa vedere chi vogliono attaccare e quanti danni fanno. Ok, la carta arma deve essere piazzata. Sì. Quindi uso l'accetta. Che devo fare? Usare l'accetta per attaccare i nemici. Ah, ok.
Il tuo personaggio ha guadagnato carica. Carica è uno status che si triggera. Ok. Molti attacchi. Uno per tre danni. È sempre lui, lo miniamo. Poteva finirlo sull'altro. Gli hai fatto vedere. Però hai finito la stamina. Ok. End turn. La nostra stamina è questa, lo zero? Ah, è scritta qua. Scusate. No, ho vista. 2 e 1. Finish him. Ma che devo usare? Quella che voglio? Tipo questa. Ok. 132 fiorini. Guadagnato una carta. Il gioco per il momento è ancora in early access, quindi potrebbe non essere completo e perfetto al 100%. Ah, un vecchio nemico. Ogni carta che sta portando, che viene aggiunta al deck. Ma quindi dov'è sta carta nuova? Non c'è. È uno scam. Apri uno party member. Ora ci abbiamo l'orso virtuoso. Sei stato ambusciato. Ambusciato. Buonanotte. Imboscata. Hai mandato withdraw. Nova. Qui abbiamo il secondo membro del party. Qui c'è lo spadò. Ed è l'orso Yogi. Come si esce? Ok. Penso che qualsiasi cosa clicchiamo cambia poco. Allora. Lui c'ha l'accetto. Ah, devo cominciare con fine turno? Ah no, perché c'è il tutorial. Vabbè, ah, sì, questo avevo capito che si spostava così, non sapeva che me lo dicevi. T-Rank. Allora, questo fa 12 danni, quindi dovremmo shottarli. Ah, tutti e due? Cazzo, è forte, eh? Rich Carters. Accetta e finiamo questo che mi sembra. Se va. Ho capito. Ah, dovevo attaccare per forza quello dietro. Ah, then finish him off with rush. Chi devo finire? Questo. Ammetto che non ho capito troppo. Perché un orso è alto quanto un topo? Questo no, non te lo so dire. E devo finire il turno. Vabbè, ho capito, per un colpo mi potevi far attaccare però, eh. Eh sì. Sharpen steel e finiscilo. Ok, character level up. Monbury. Ma posso mettere una di queste? Guadagna 2 di stamina. Toxic cascade. Ah, questo costa 0. Preferisco. Come torno in strada? Vai, vai. Veramente non lo capisco. Upgrade stamina or wheel? Stamina. Ok, perché c'era tutorials. Entra in città. La via botola, entra in città. Ok. Combatti, combatti, combatti. Facciamo questo? Preparati per il combattimento. Ia, capitano. Allora, abbiamo un po' capito come si fa, quindi gli diamo la spada a lui e facciamena qua. Ok. Poi passiamo a lui. Lui sui taliti. 1x3. 1x3 io lo farei su questo. Poi possiamo fare. Infliggi 6 danni. Così quello se ne va.
Infliggi 5 danni, lo portiamo quasi KO. E fine del turno. A me intrigano sti giochetti così, non sono male, sapete? Si può per caso. Ah, gameplay speed, sì. Very fast. No, salvato. Very fast. Ok. Accetta. Andiamo, accetta. Menalo. Ok. Poi possiamo fare. Discard a card, gain 3 di carica. Si può fare? Scarto questo. E con 3 di carica possiamo. Possiamo fare una cippa. Vabbè, ci diamo lo scudo che mancava. Passiamo il turno. Non si può fare molto qui. Oddio, il sanguello. Ah, infine 5 danni. Sì. Perché ci avevamo carica. E poi possiamo fare a lui. Infliggi danni. Ok. Il divinità con i points. Che sono sti points, mo? Ha messo un modo per non shoppare? Oh, mamma mia. Discards a random combat. Enter elite combat. Settare and remove the next two cards. No, facciamo questo, dai. Intelligenza. Trovi una lettera del tuo superiore. Che ti dà informazioni sui nemici. Sì, secondo me facciamo l'intelligence. Combattimento. Ma io farei il combattimento, sinceramente, eh. Perché secondo me se abusiamo troppo di quelle cose, ci va nulla così. Ehi, serve mio, ci vuole ancora un po' di pazienza. Perché purtroppo per la 1.16 non è ancora uscito tutto. No, già, c'hanno tanto scudo. A lui gli diamo questo. Ok. Dopo tantissimi plugin non funzionano più nella 1.16, quindi mi tocca aspettare che li aggiornano. Ah, l'accetta. Ok. Beh, finiamo questo. Dopodiché possiamo fare strike su questo. Ridarci lo scudo. E fare questo qui su questo. Rush non si può, abbiamo finito la stamina. Ah, le scarta tutte le carte quando passa il turno. Sta cosa non ci avevo fatto caso. Non ci avevo fatto caso, è fatta. Character level up. Vanni ha 2 stamina. Weapon damage. Sì, secondo me è questo che guadagna danni. E gli diamo anche lui uno di stamina. Poi gli diamo anche uno di potere lì. Coraggio. Pensatore veloce, level up. Provo. Sicuramente devi. Che faccio? Ah. È livello lui. Perfetto. E diamo uno a Will. Ok. Scusi, non ho. Ah, questo. Una passiva. All'inizio del turno il personaggio ha 30% meno vitalità, ma guadagna uno di incazzatura. Tutto il sanguinamento applicato a questo personaggio viene convertito in veleno. Ah, questo sì. Ogni volta che ottiene scudo guadagna più 5 scudo. Hesitation. Proviamo ad andare qua a vedere se troviamo magari qualche arma migliore.
Sì. Armatura pesante. Questo da 10. Quello che abbiamo noi da un po' di meno, però. Allora, c'è spada e arco. E come gli do? Guarda, il personaggio può cambiare arma. Ah, perché hanno già praticamente. Ok, niente. Andiamo avanti. Ai parti ha preso 5 danni, perché giustamente le altre non abbiamo toccate. Per combat, level up. Questo sì. Cassetto di Usdept. Enter combat. All'inizio facciamo un po' di combattimenti, che comunque adesso siamo ancora in fase di prova prematura, però. Oh, questo lo si può usare subito. I 4 danni. Questo è forte, eh. Possiamo fare infliggi 5 danni. Vediamo questo, che ce lo moltiplica giustamente per la cosa nuova. Ah, ok. E poi facciamo lo strike su questo. Abbiamo finito già i turni. Questo no bueno. Però abbiamo tanti scudi, quindi. Guadagna 5 l'armatura. Ok. Oh, abbiamo l'hatchet, finalmente. È fuori uno. Uno per 3 danni, io lo farei a quello dietro. E poi possiamo fare. Non ha stack, però, con la scusa. Ah, se non ne ha proprio lo sprechi. Porca zozzina. Questa è cattiva, eh. Questa è molto cattiva. Perché c'è zero stamina? Pesca una carta. Scarta una carta e guadagna. No. Ma io farei questo su questo. Ok. No, posso usare? Perché sono già full stamina. Ah, ho capito, ho capito. Oh, continuiamo così allora. Ora la posso usare? No. Però se uso questo. Ok. Non si può usare. Vabbè, allora senti, facciamo così. Scartiamo questa. Tanto il turno sta finendo, quindi stica. Ci ha dato uno di sanguinamento. Vabbè, non è un grossissimo problema. Ma io direi che lui può usare questa. Scartiamo questa. E poi gli facciamo fare uno strike. Potentissimo qui. Ok. Dopodiché. Possiamo dargli a lui un po' di coso. E. Ma lui giustamente non può perché ha finito. Lo diamo sempre qui. Carino, eh? Carino. 8 danni. Vediamo questo. Fa una cippa. Zero uno di Will. Ah, vedi cosa serve Will? Alcune cose lo usano. A questo punto passiamo direttamente il turno, anche se potevamo darci l'armatura, eh? Effettivamente. Oh, la Greatsword. Finalmente. Potremmo
Poi possiamo fare questo. 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 E questo. A posto. Ah, c'è dato anche equipaggiamento. Crossbow e greatsword. You can have to swap weapons. Io mica ho capito come si cambia, però. Ok. Quella cosa è l'unica cosa che non ho capito. A Blackfoot Contact. Chance di essere curati. Sì, sì, sì. Ma cura? È lui sicuramente che ha meno vita. Oh, è meglio. Meglio. Teniamone uno a caso tra questi. Combattimento forzato. Questo è un simbolo diverso. Io vorrei provare questo perché è un simbolo strano, particolare, devo dire. Ah. Sono più tosti, giustamente. Vabbè, per il momento ne veniamo uno a caso. Ok. Posso mettere spada grossa, attaccare tutti. E questo io non ho capito bene come accumularlo. Potevo provare se funzionava. Ma questi si potenziano ogni turno. Pericolosi gli amici. Pericolosissimi. Ma secondo me possiamo fare così. E poi così, che è quello con più vita. Così. E così. Ok. Così, questo aveva più vita e morirà per il sangue. Piano piano. Cioè, se ferisce, insomma, dai, su. Uno per tre danni. Ah, io potrei fare questa e scartare questa. Così possiamo fare danni eccezionali, veramente. Questo. E vabbè, te c'hai il sangue, possiamo fare così. Cominciamo a togliercene qualcuno. Tanto che killo c'è il velinos, il sanguos, e morirà. Esca una carta. Okay. No mercy. Benissimo. Questo. Scudo io diamo a lui. Questo io diamo a lui. Questo non ho ben capito come si utilizza, però ok. Cioè dobbiamo fare senza grossi problemi. Perfetto. Equipaggiamento. Falchion e Hatchet. Ah, è perché ci danno sempre quello che ci abbiamo già. In pratica che non li posso equipaggiare, eh. Hesitation. Enter combat. Enter elite combat. Mi sa che ci tocca provare sto elite combat. Questo è difficile, eh? Proviamo, però potremmo morire, eh? Io vi avviso. Questo è tosto tosto. Tosto un po'. Eh no, qua ci aprono. Qua ci aprono male. Male, male, male. Giustamente non possiamo fare una cippa. Come si fa qua, mo? Ho fatto la cazzata. Ma non fanno enormi danni finché c'è lo scudo. Sharpness, yeah. Oh, me fa cliccare. Ok.
Possiamo fare strike su questo. Concentriamoci su uno per il momento. Uno è Will che non abbiamo. E il toporagno muore. Il toporagno muore. È finita. È finita. E che devo fa? È andata così. È andata così. Ah, la prossima volta ricordiamocelo, questa cosa. Ok. Che io posso fare... No, ma siamo morti. È rip proprio qua. È finita. È finita. E giustamente come Dungeon & Dragons abbiamo fallito e ci ributta fuori. Ovviamente. Attenzione, questo era il tutorials. Ah, vedi, stavolta possiamo saltare il tutorial e possiamo anche scegliere. Abbiamo lupo. Lupo e marmotta. Però se sono delle campagne diverse, sapete? Ah, ma è sempre lupo. È sempre lupo. 250 fiorini. Va bene. C'è solo una strada. Andiamo un po' più svelti adesso, vediamo un attimo cosa scoviamo nei meandri dell'universo. Sicuramente prima questo. La marmotta gli diamo questo. E io diamo in faccia a lui. Ok. Guadagna 10 di scudo. Che andavo a usare? Roba sua. Applica 5 ad un alleato. Scarta una carta. Ok. Questa è forte come cosa, eh? Forse sta accoppiata è peggiore. O migliore. Se no, posso sapere. Adesso fa strike qui. Fa 8. Usare là. Così quello muore. Tosta, tosta. 1 per 3 danni. Possiamo fare. Applica 5. Ok. Spostati qui. Usiamo lui. 12 danni su tutte e due. Cosa possiamo fare? Questo e questo. È fatta. Interessante. Interessante. Niente città. Però sembra simile la storia. E qua non credo che cambia a seconda di cosa facciamo. 16, 15, 16. Potrebbero essere le volte che c'è da esplorare. Ma siccome questo è già ferito, gli diamo un po' di scudo. E pure questo. Mentre tu c'hai due. Possiamo fare uno. Possiamo fare due. Ok. Ah, si spostano. 9 e 3 danni, 6 danni, 5. Ok. Possiamo fare l'1 per 3. Tu vuoi fare strike? Datteo da solo. Ma resta pure lì. E questo è automatico perché non abbiamo carte da scartare. Ah, vedi che scogito anche i segreti dell'universo. Oh, tu stai finendo gli scudi, però c'è l'accetta meno questo e datti lo scudo. Tu c'hai che sta, io da in testa. Ezz. Investiga. Ok. Vai per 150F. Ce l'abbiamo i fiorini, stica. Se ce l'abbiamo possiamo evitare i combattimenti, dato che il lupo Yogi lì è ferito. 100 XP, sì, sicuramente sì. Nasconditi.
Abbiamo le guardie fuori posto. Investiga. Difendi il mercante. Ovviamente dovremmo combattere. Scegli una carta. Vabbè, io già leggo danni o io fai danni. A parte, ho preso 5 danni. Cazzo, questo non doveva succedere. Lightfoot. Costano. Tacci mia. Due carte. Crossroad. E poi Crossroad. Vedi, vedi. Ovviamente andiamo a scegliere questo che mi pare meno impegnativo. Ok. 15-5 danni. Credo che possiamo ucciderli tutti. Ok. Ah, questo è stato easy. Non mi è dispiaciuto. Ok. Tenacità. 1 per 5 danni. Va benissimo. Va benissimo. Allora, gli diamo sempre stamina e stamina. Waka, waka, Al ladro. Of duty guards. Investiga. Trasforma una skill card. Cioè? Tipo questa. Questo è forte, eh. Però è meglio sanguinamento. Potrebbe servire. Chance di essere curati. È la mia ultima boccia. Cura lui che sta a morire. Ok. Chance di migliorare. Proviamoci. Max stamina. 10 danni? Oddio, dieci danni sono tanti. Ci provo, ma... Quanta vita rimane? Non troppa, non troppa. Possiamo fare il crossroad. La taverna. Ah, monastero, curati. Però questo ci dà un party members. Penso che sia... Ah, minchia, costano. Questo non è buono. Abbiamo spiegato... Monastero. Entrare out. E mo so cazzi senza vita, eh? Wait sledge. E qua è finita di nuovo, mi sa. Mi sa di sì. Madonna, quanta vita. Qua è un casino capire cosa fare perché abbiamo poca vita. Gli scudi non è che ce ne siano proprio così tanti. E la marmotta se ne ha. Guadagna 15 scudi. Sì. Però giustamente non possiamo più usare le carte adesso. Sono sprecato. Madonna, che danni. Sono un po' troppi. Oddio, male non sta andando. Il problema è che mo moriamo. Ah, sono passato indietro. Perché mi sposto, mo? Posso attaccare anche da qui? Yes. Monastero
Quando fa 3 danni. Se non fa così. Peccato quella carta lì. Sarebbe stata utile. La miseria, però, che danni. Oh, cazzozza. Vabbè, ragazzi, abbiamo visto com'è il gioco. Io mi sento di consigliarlo comunque a chi piace il genere, perché non è male. È difficile che mi prenda subito così un gioco come ha fatto questo, quindi tanto di cappello, shabu. E quindi niente, noi ci salutiamo qui. Vi ringrazio per aver visto questo video live, se lo state guardando in diretta. Quindi da TheVenom86 è tutto. Ciao a tutti.